Con immenso piacere io introduco nuovamente gli studenti e le studentesse del liceo piccolo di Capodorlando che insieme alla professoressa Merlino ci presenteranno il loro contributo su Ifigenia, moderna eroina fantasy. A voi la parola. Ok, grazie, grazie mille. Innanzitutto io porgo i miei saluti alla professoressa Cambria, al professore Meliadò, che ringrazio particolarmente per la sua grande disponibilità e l'affetto. E poi naturalmente i relatori della giornata, tutti i docenti e gli alunni collegati. E vi presento le due alunne del liceo. Lucio Piccolo, della classe quinta classico del liceo Lucio Piccolo, che appunto relazioneranno su questo argomento. E sono Maria Giovanna Fucherino e Giulia Nani. Adesso io introduco brevemente l'argomento e poi cederò la parola naturalmente alle ragazze. Allora. Il nostro lavoro, lungi dall'idea di voler ibridare generi e situazioni apparentemente distanti e incomparabili tra di loro, invece si basa sul presupposto che i nuovi media sono capaci di riscrivere il passato in una trama di visioni e suggestioni attualizzanti, tanto che la fenomenologia del classico entra con forza dirompente nella galassia del contemporaneo, attraverso continue rimodulazioni, accordi imprevisti e combinazioni inattese. D'altronde, se già dagli antichi Eschilo è riconosciuto concordemente come un classico, Euripide affronta la crisi della civiltà greca in maniera attiva. Scusate, c'è il suono della campana nel frattempo, sforzandosi di raccontarla con un grande continuo lavoro di sperimentazione dentro e contro la materia tragica e inventando un nuovo modo di essere personaggio già strutturato in maniera moderna e in una inconsueta dimensione realistica. Tenuto conto di ciò, Ifigenia, con il suo vissuto tormentato e tortuoso, coinvolto in situazioni estreme, potrebbe essere considerata come una moderna protagonista delle saghe TV attuali che si procurano il consenso e l'attenzione del pubblico in quanto ricche di suspense, colpi di scena, dinamicità dei personaggi. Anche lei possiede la capacità di passare da una condizione ad un'altra, seppur saldamente legata alle memorie familiari, il che non fa altro che alimentare il pathos e tenere viva l'attenzione dello spettatore. Lo stesso Aristotele considera Euripide drammaturgo esemplare non tanto per la disposizione delle parti della trama, quanto piuttosto per la metabolezza del protagonista, utile a suscitare nel pubblico sentimenti di pietà e di terrore, ovvero il risultato fondamentale di un'azione tragica. Adesso passo la parola a Giulia. Ok, salve a tutti. Vorrei iniziare affermando che Ifigenia e Intauride è un dramma in cui convivono motivi spettacolari, tensioni aspre, contrattempi e malintesi, e nel quale ogni alone di sacralità viene distrutto. Insomma, una dimensione fluida che non vede l'esplosione di un conflitto né tantomeno il manifestarsi di un dissidio insanabile, quanto piuttosto il venir meno del tragico, quando la necessità non è sovrana e il prevalere della sperimentazione. Aspetto quest'ultimo condiviso con il genere fantasy, che raccoglie in sé elementi fiabeschi, epici, avventurosi, tratti del romanzo di formazione, dal momento che è possibile, spesso, assistere ad un percorso di crescita e maturazione del protagonista, preferibilmente maschile. Tuttavia, la letteratura fantasy è piena anche di eroine che combattono battaglie, sconfiggono i propri carnefici, si adoperano per la sopravvivenza altrui, perché non sopportano le ingiustizie, le discriminazioni e l'uso della violenza. Esse non adoperano solo la forza fisica, ma sono animate anche di notevole forza interiore, grazie alla quale sono in grado di superare le avversità. Come non pensare subito ad Alcesti, il cui sacrificio, morire al posto del marito Admeto, è simbolo pregnante di modernità. Per una volta la donna greca non è salvata dalla forza maschile, ma si autodetermina come eroina salvifica che agisce di propria iniziativa. Per
Dalla cupezza tragica dell'Ecuba e delle Troiane all'apparente leggerezza dei cosiddetti drammi ad intreccio, come giusto appunto Ifigenia in Tauride ed Elena, quest'ultima, sovrapponibile alla prima per la tematica della donna prigioniera in un paese straniero ed esotico, che riconquista la libertà grazie all'intervento dall'esterno di un familiare, all'attuazione di un piano di fuga astutamente concepito e messo in atto dalla protagonista stessa, al cui felice compimento concorre la Mecanè conclusiva, ai conflitti bellico-familiari delle Fenici e dell'Ifigenia in Auride, le tragedie euripidee sono popolate da figure femminili che la violenza degli uomini e il capriccio degli dèi hanno piegato, senza tuttavia privare della loro dignità e fierezza interiore. Perciò esse sono problematiche inquietanti e, come afferma Umberto Albini, la sensibilità tormentata, a volte torbida, di questi personaggi femminili non può o non sa trovare nelle facoltà razionali soluzioni equilibratrici. Fedra, Medea, Ecuba sono diventate modelli incomparabili per la letteratura drammatica occidentale e accanto a loro possiamo collocare a buon diritto anche Ifigenia. Buongiorno a tutti. I personaggi della tragedia Euripidea appunto sono Ifigenia, che è obbligata ad un'esistenza fantasma perché è legata ad una falsa doxa, quella della sua morte in Auride, in una costanza discrasia tra apparenza e realtà. Pertanto è scissa in una sorta di doppio. Da un lato la figura inesistente della fanciulla immolata e dall'altro la sacerdotessa confinata in Tauride, reale ma ignota a tutti i greci e come tale priva di una vera possibilità di vita, costretta ad un'esistenza senza nozze, senza figli, senza patria e senza affetti. Da una vittima si trasforma in carnefice, sin dall'incipit della tragedia, come sottolinea Kyriakou, si caratterizza per una fisionomia ben definita, dotata di singolare autonomia anche rispetto alla funzione sacerdotale impostale da Toante. Fortemente critica rispetto alla pratica taurica del sacrificio umano, ella si rifiuta di portare a termine questo rituale, pur svolgendo con scrupolo la parte incipitaria e quindi non impedendone di fatto l'esecuzione. Così Ifigenia dice: «Io sacrifico, secondo un antico uso di questa terra, tutti i greci che qui approdano, o meglio, inizio la cerimonia ed altre celle del tempio tocco il rituale di sangue. Anche Oreste, da prode vendicatore del padre, diventa un empio ladro. Persino le rinni che lo inseguono hanno subito una trasformazione. Il compatto branco selvaggio che si era avventato contro di lui dopo il matricidio si divide ora in due gruppi. Una parte di esse accetta la sentenza del tribunale di Atene, ma un altro gruppo non si rassegna al verdetto e testardamente si mette a dare la caccia al colpevole. Già in partenza Oreste è un vinto, in preda allo sconforto di fronte all'impresa che lo aspetta, tanto da affermare: prima di lasciarci la pelle è meglio tornare alla nave da cui siamo sbarcati. Giudica se stesso un misero disgraziato. Come nome mi calzerebbe benissimo, povero uomo. Non esita a implorare la sorella perché lo salvi e ne accetta le furbe trovate, pur di giungere alla meta. Di fronte alla sorella rediviva non ne approva né sbigottimento né terrore. Certo, l'eroe Oreste non rinuncia a quel che è frase altisonante, ma i suoi proclami, come «moriamo in bellezza» oppure «vivere con te o morire», risultano alquanto ironici e poco convincenti. Di contro, Pilade possiede una magnanimità di comportamenti espressa anche dalla raffinatezza del mantello indossato, magnanimità che sembra non appartenere ad Oreste, il quale sbaraglia i suoi avversari con azioni poco degne di un eroe, facendo strage di animali o scontrandosi con i servi del re Toante in una rissa bella e buona. Così Pilade, la cui casa è pura, riesce a farvi ritorno, al pari delle donne greche del coro, che mai avrebbero sperato che si schiudesse loro tale possibilità. Per quanto riguarda il coro, dobbiamo dire che le schiave si collano su un piano di continuità con Ifigenia, una filia che si traduce in una fattiva collaborazione per la realizzazione del piano di fuga della padrona. Il futuro cui è destinata la sacerdotessa sembra dunque ben diverso da quello cui sono destinate le giovani componenti del coro, perché se la prima costruisce il proprio piano di fuga dalla terra barbara, le seconde si limitano ad aiutarle, essendo predicate in quella terra. Esse sono solidali con la loro padrona, ne condividono la nostalgia e il lamento e ricordano con amarezza la patria che sono state costrette ad abbandonare. A questo punto viene da chiedersi perché delle giovani greche si trovino in terra straniera, a causa di quale guerra siano state strappate alle loro famiglie, costrette a compiere sacrifici intonando canti barbari. Quindi la guerra costruisce la macabra premessa che lega le schiave a Ifigenia, la sorte immeritata e crudele che fa vivere loro una condizione di straniamento, come accade molto spesso anche nelle produzioni televisive.
La figura di Toante, espressione di velocità, come il nome indica, è anch'essa ambigua. Il re di Tauride, pur essendo un barbaro, prende le distanze dal matricidio commesso da Oreste, affermando: «Nessuno tra i barbari oserebbe comportarsi così. Venera Artemide come i greci e obbedisce ad Atena quando la dea gli ordina di lasciare andare i greci. Insomma, nonostante sia bollato come un barbaro, osserva un codice di valori che sia Ifigenia che Oreste sembrano aver smarrito. D'altronde, perché gli ateniesi possano precisare a se stessi il loro essere greci, hanno bisogno dell'altro, del barbaro, così come oggi abbiamo bisogno dell'extracomunitario per definire il nostro essere occidentali, per sapere alla fine chi e che cosa siamo. Infine, anche il mandriano assume un ruolo di sufficiente rilievo nell'azione, pur avendo subito un danno, ovvero la perdita dei suoi animali, uccisi dalla furia di Oreste. Ancora una volta, il barbaro assume una dignità che non appartiene al greco Oreste». Adesso invece andremo a trattare del paesaggio. Ci troviamo in una landa ignota, inospitale. Le alte mura tutto intorno le vedi. Le scavalchiamo con l'aiuto di scale o proviamo a forzare con una sbarra di avistelli, tutti di bronzo, delle porte? La Grecia è una terra lontana, con Argo, terra di origine di Ifigenia e di Oreste, l'Aulide, dove Ifigenia stava per essere sacrificata quando Artemide l'aveva rapita e portata in Tauride. Delfi, dove ad Oreste era stato ordinato di portare in Grecia la statua della Tauridea Artemide. Le non meglio specificate città greche, nelle quali le donne del coro erano state fatte prigioniere. E infine Atene, che appartiene non solo al passato dei due protagonisti, ma anche al loro futuro. L'Ellade viene vista e vissuta come un'utopia. La città lontana di Argo assume i tratti di uno spazio desiderato e armonioso, un territorio caro, emblema di civiltà, nonostante qui si siano consumati fatti orrendi, mentre la Tauride, secondo questa visione, rappresenta una distopia, una terra desolata e barbara, di cui Toante è l'espressione perfetta. Eppure, c'è da augurarsi che non ci sia nessun ritorno a casa, perché esso potrebbe essere traumatico per i protagonisti. Come non ricordare, a questo punto, l'esperienza di Vincenzo Consolo, quando si accinge a tradurre, insieme con Dario del Corno, questa tragedia di Euripide per la rappresentazione nel Teatro di Siracusa del 1982. Lo sforzo traduttivo, che lo induce a ragionare sulla lingua greca e ad andare oltre il grecuccio di scuola, gli fa acquisire più chiaramente la consapevolezza del ricordo nostalgico della sua Sicilia lontana, idealizzata nella sua distanza, molto diversa dalle nebbie di una Milano opaca e grigia, che ha più di un tratto in comune con la Tauride euripidea. Adesso invece andremo a trattare la struttura della tragedia e quindi il prologo iniziale. Il prologo si apre con la descrizione da parte di Ifigenia del luogo in cui si trova a vivere. In tal modo ella si connota come un personaggio nostalgico e pone le basi per il riconoscimento con il fratello. Infatti, il riconoscimento non avviene attraverso un chiarimento diretto, ma grazie ai ricordi raccontati dallo straniero, che solo sulla base di queste indicazioni e coincidenze si lascerà riconoscere come Oreste da un'Ifigenia fortemente condizionata dall'interpretazione di un sogno. La fanciulla è convinta, infatti, che il fratello sia morto. Così interpreto questo sogno. Oreste è morto e io l'ho consacrato secondo il rito. Il prologo si conclude con l'uscita di scena di Ifigenia e l'ingresso di Oreste e Pilade, giunti in Tauride per portare a compimento una missione divina. I due uomini si comportano in maniera estremamente diffidente rispetto al luogo in cui sono approdati e cercano il modo per accedere al tempio della dea. Oreste e Ifigenia entrano ed escono di scena uno dopo l'altro, senza incontrarsi. Questo andamento sembra volutamente utilizzato da Euripide per rendere ancora più efficace il successivo riconoscimento. I tre personaggi principali, Ifigenia, Oreste e Pilade, hanno così la possibilità di presentarsi al pubblico fin dall'inizio quali protagonisti della vicenda. Adesso invece andremo a trattare la Palodo. Usciti Oreste e Pilade, ecco rientrare Ifigenia accompagnata dal coro, che la consola per la perdita presunta del fratello. Con questa soluzione, tipica della tecnica drammaturgica euripidea, i personaggi sono stati identificati dal pubblico, ma al tempo stesso non conoscono le loro reciproche identità. Per quanto riguarda il coro, che partecipa al dolore della propria signora, come anche precedentemente affermato, assume evidente funzione consolatoria nei confronti di Ifigenia. Non ricopre funzione autonoma, ma dipende dai protagonisti e come qui accoglie i lamenti della fanciulla. Successivamente parteciperà all'angoscia di Oreste, una volta condannato ad essere sacrificato. Adesso invece entriamo nel vivo della vicenda e quindi parleremo del primo episodio. Sempre il coro preannuncia di Ifigenia
che dalla spiaggia sta sbucando un mandriano. Avrà certo delle notizie da riferirti. Queste parole sembrano mettere in moto l'azione dopo la fase civitaria dedicata al ricordo nostalgico. La funzione del mandriano risulta tipica, in quanto solitamente l'informatore entra in scena al culmine dell'intreccio e con il compito di risolvere la situazione, mentre qui non ha funzione risolutiva, anzi le sue parole non fanno altro che accrescere l'incertezza riguardo l'identità dei due giovani. Di uno di loro si apprende il nome, Pilade, ma l'identità dell'altro è assolutamente sconosciuta. Il racconto del mandriano è molto preciso e denso di particolari. Ad esempio, descrivendo il luogo ove lui e i suoi compagni hanno avvistato i due giovani, fa riferimento ai pescatori di porpora e l'espressione procuretikai getai comunica l'idea di un'attività propria, per lunga tradizione, di quella regione. E perciò connotante il volto ostile di questa straterra di Tauride. Certo, siamo molto distanti dai toni distensivi e dolci del Porfurea Salos del notturno di Alcmane. Il momento di più alta suspense dell'episodio si realizza quando i due prigionieri devono essere condotti al cospetto della donna per il sacrificio. Tu pensa a portarmi gli stranieri, della santa cerimonia ci occuperemo noi. Una battuta di incredulità della corifea. Che cose strane ci hai detto su quel pazzo, che si è spinto dalla Grecia sino al nostro mare così poco ospitale. Prelude al primo stasimo. Le donne cantano la loro sorpresa e l'emozione per l'arrivo dei due stranieri con un canto patetico che esprime intensamente la speranza, mai sopita, di libertà. Cercano infatti di immaginare il luogo di provenienza dei due uomini, dilatando con canto e danza lo spazio scenico fino a evocare le lontane contrade della Grecia e sottolineando contestualmente l'estrema lontananza della barbara regione. L'azione risulta complessivamente rallentata con un confronto tra i due fratelli realizzato attraverso brevi e concise sentenze, durante il quale non irrompono mai sulla scena altri personaggi che possono condurre alla risoluzione dell'azione drammatica. Nel secondo episodio, Ifigenia incontra i due stranieri e subito li interroga per conoscerne l'identità. Ella pone una domanda dopo l'altra, in particolar modo ad Oreste. Gli chiede notizie riguardo padre, madre, eventuali sorelle o fratelli, e solo in un momento successivo chiede il nome dei due stranieri, credendoli addirittura fratelli. Dalle risposte di Oreste apprende che egli è Argivo. Si ha quindi un primo indizio che potrebbe favorire l'immediato riconoscimento. Entrambi provengono dalla stessa patria. Ifigenia cambia progressivamente atteggiamento nei confronti di Oreste. Dal sentimento di ostilità iniziale si passa all'interesse reciproco che cresce con il protrarsi del dialogo. Anche in Oreste si notano condizioni emotive diverse, che si mutano secondo una climax ascendente, da un tono diffidente e distaccato si passa così ad un tono evitato per le molte domande all'interlocutrice e infine interessato e partecipa alla condizione di Ifigenia. In generale Oreste appare reticente a fornire informazioni sul proprio conto, ma questa strategia è funzionale a mantenere vivo l'interesse del pubblico. A questo punto Euripide introduce un elemento, la tavoletta, che articola in modo nuovo la scena e ne accresce il pathos insieme alla richiesta di Ifigenia. Soltanto uno dei due stranieri dovrà rimanere in vita per recapitare la lettera. Ella sceglie Oreste per mandare il messaggio ad Argo, quindi Pilade deve essere sacrificato, ma Oreste si oppone, manifestando la volontà di sacrificarsi al posto dell'amico. La richiesta è accolta da Ifigenia attraverso una battuta nelle quali sono già contenuti potenziali elementi per un riconoscimento. Animo sublime, certo, sei nato da un nobile e sei vero amico nei confronti degli amici. Oh, se pari a te fosse colui che è rimasto tra i miei consanguinei. Anch'io, infatti, ho un fratello, anche se non lo vedo. Questi versi preludono allo scioglimento dell'intreccio, creando un'atmosfera surreale. Ifigenia intravede l'animo di Oreste, la nobiltà che era del fratello. Poi rientra nel tempio. Poco dopo ritorna in scena portando con sé la lettera e temendo che Pilade non sia in grado di portare a termine il compito, lo lega a sé con un giuramento. Probabilmente Pilade ha già capito di avere di fronte i due fratelli e conseguentemente chiede ad Ifigenia di recitare il contenuto della lettera per memorizzarlo nel caso in cui andasse persa per mare. Pilade perciò impersona il ruolo del mediatore. Se Ifigenia legge la lettera, Oreste la riconoscerà come la propria sorella. In questo modo obbliga i personaggi ad imboccare una differente direzione. Se da un lato permette ad Oreste di riconoscere immediatamente la sorella, dall'altro non permette ad Ifigenia di ottenere lo stesso risultato. Pilade, così, risulta essere l'unico padrone della scena. Già a partire dalla prima apparizione, gli consiglia ad Oreste di non fuggire da quella terra,
ma di nascondersi in una grotta per sottrarre la statua di Artemide per farne dono agli ateniesi, secondo il suggerimento del dio Apollo. Successivamente è proprio lui ad avviare la metabolè, quando dice: «Ti porto la tavoletta, Oreste, e te la consegno da parte di tua sorella». Ifigenia così dà inizio alla lettura e per la prima volta menziona Oreste, peraltro per ben due volte. In tal modo ha già la soluzione dell'intreccio tra le mani, sebbene ancora non sia in grado di arrivare alla verità. Oreste lascia che Pilade gli dia tra le mani la tavoletta contenente il messaggio di Ifigenia. Viene messa al corrente all'identità della donna e tenta di abbracciarla, mentre Ifigenia, spaventata, arretra e non si fa abbracciare dall'uomo che l'ha ormai riconosciuta. Il riconoscimento del fratello da parte della sorella invece è ritardato. Oreste non ha oggetti riconoscibili con sé, sebbene più volte abbia fornito risposte e prove ai quesiti di Ifigenia, dalle quali lei dovrebbe essere facilitata nell'agnizione. Aristotele annota che l'agnorisis può avvenire o da parte di una persona soltanto, oppure da entrambe, quando nessuno dei due personaggi è al corrente all'identità dell'altro. Dubbiosa e diffidente, Ifigenia richiede ulteriori prove ad Oreste. Ha inizio la rivelazione da parte dell'eroe di una lunga serie di vicende domestiche, avvenimenti del passato appresi da Elettra e ora riproposti in modo patetico. La contesa tra Troia e Tieste, l'acqua lustrale in cui la madre Clitemnestra bagnò la figlia prima della partenza per l'Aulide, la ciocca di capelli inviata da Ifigenia per la propria tomba vuota, infine la prova definitiva. Oreste aveva visto a suo tempo la lancia di Pelope nascosta nella stanza di Ifigenia. L'elenco delle prove adotte da Oreste dunque serve ad attivare quel riconoscimento giudicato da Aristotele a Tecnos. Dopo il dialogo patetico e serrato, Ifigenia si avvicina al fratello e finalmente lo abbraccia. È un riconoscimento denso di emozioni, che tuttavia può essere considerato non un punto di arrivo, ma al contrario un punto di partenza, dal momento che è necessario trovare un nuovo espediente per salvare la propria vita dal reto Ante. Nel terzo episodio, il riconoscimento permette l'inizio di una seconda parte della tragedia, caratterizzata dalla dinamicità di Ifigenia. L'astuzia della donna, infatti, elabora un piano di fuga ai danni di Toante, che sarà realizzato facilmente. Ella fa abilmente leva sul proprio ruolo di sacerdotessa per circuire Toante, convincendolo della necessità di un rito purificatore da compiersi in mare. Nella serrata sticomitia col sovrano, la sacerdotessa dimostra sagacia, lucidità, determinazione, dando prova di una consumata abilità dialettica, grazie alla quale non solo inganna il re con un sapiente uso di fare frasi anfibologiche, serve un luogo appartato dove celebrare altri riti, ma si concede anche qualche perfida ironia. Ifigenia, fa incatenare gli stranieri, Toante, dove temi che scappino? Ifigenia, non c'è mai da fidarsi dei greci. Il selvaggio Toante si fa convincere da Ifigenia circa le modalità da seguire per evitare che la presenza degli stranieri possa contaminare la sua terra. Ottenuto il benestare del re, la fuga sembra essere destinata al fallimento per le avverse condizioni del mare, ma l'intervento di Atena, che ferma l'inseguimento del re, consente il felice esito della vicenda. Nell'esodo arriva di corso un messaggero che riferisce della fuga degli stranieri grazie alla figlia di Agamennone. La dea stabilisce altresì che per Oreste la fine delle sue pene avverrà quando avrà deposto l'immagine della dea Adale, dove sorgerà un tempio a lei consacrato, mentre Ifigenia perpetuerà il suo ruolo di sacerdotessa nel santuario di Brauron. Si conclude dunque con l'eziologia di punti noti ad Atene, secondo un modulo ripetuto da Euride, una vicenda mitica riportata esteriormente nell'alveo della tradizione. Da sottolineare che tale conclusione è solo in apparenza felice, perché la dea continua a decidere il destino di Ifigenia, incatenandola definitivamente al proprio culto e condizionandone irrimediabilmente il destino. Mito, soprannaturale, metafora, surreale, sono i piani attraverso cui si snoda il racconto tragico e su tutto e tutti campeggia la figura di Ifigenia, moderna eroina di un intreccio di azione. Passato e presente sono i due piani attraverso cui si snoda il suo vissuto nell'incipit del racconto tragico. L'inganno e il ricordo della violenza paterna non l'abbandonano, ma quasi come per un intervento magico i ruoli si invertono e la vergine immortalata dal mito come patetica vittima sacrificale diviene la sacerdotessa che sta per porre fine, sia pure inconsapevolmente, alla stirpe di Agamennone. Condannata ad un destino atroce, ancor prima di venire alla luce, tanti anni fa tu promettesti alla dea della luce di destinarle il germoglio più bello dell'anno, ed ecco tua moglie Clitennestra, nella tua casa ti partorì la creatura che oggi devi immolare, me che Calcante giudicava la più bella. Poco dopo, nel serato
confronto con il fratello Oreste, Ifigenia gioirà alla notizia della morte dell'indovino, che ha decretato per lui un atroce destino. La protagonista è solo in apparenza una creatura fragile, segnata dalla traumatica vicenda di Aulide, in quanto nel corso della storia diventa scaltra e combattiva. È doloroso il ricordo della violenza subita da parte del padre, tanto che la induce a ripercorrere più volte i dettagli crudeli del rito sacrificale. Così come è dolorosa la vita in Tauride, preposta a celebrare i sacrifici umani, la violenza e la crudeltà consumate su di lei, la lontananza della patria e la solitudine affettiva alla quale è condannata agiscono sulla sua indole con esiti contrastanti, dissociandone la personalità tra impulsi di amore e odio. Da una parte la inducono alla nostalgia e al rimpianto, dall'altra scatenano sentimenti di vendetta e di feroce rivalsa, che la sacerdotessa è risoluta a consumare sui prigionieri destinati al sacrificio, non potendo sfogare il proprio rancore su Elena e Menelao, responsabili della sua rovina. Un ruolo notevole svolge anche il sogno. L'espediente onirico era utilizzato dagli autori tragici per dare informazioni riguardanti il passato o eventualmente il futuro. Qui il sogno premonitore serve ad allarmare Ifigenia sulla situazione ad Argo, anche se ancora non sa che in realtà di lì a poco si ricongiungerà con l'amato Oreste. E quando scopre che la vittima da immolare ad Artemide è proprio il fratello, decide di disobbedire alla prescrizione della dea, e tuttavia non succede nulla. Vengono modificate le leggi che regolano i rapporti tra gli uomini e gli dèi, tra uomini e il destino. Ai versi 572-573, Oreste afferma: «Impera un gran disordine in cielo e in terra», facendo prevalere l'idea di un'anarchia sovrannaturale che non è in grado di illuminare ciò che sta dietro le cose. Dopo il riconoscimento tra i fratelli, la memoria del passato non conta e non ci si pongono domande. L'importante è sottrarsi al pericolo, fuggire, mettersi in salvo, grazie al moto d'orgoglio di Ifigenia, che sembra scrollarsi il peso di una condizione infelice per divenire artefice del proprio e dell'altrui destino, con coraggio e determinazione. Il tutto realizzato attraverso uno stravolgimento dell'ordine costituito, anche grazie alla peripezia, componente peculiare di una struttura romanzesca così rilevante, tanto da generare una continua tensione emotiva, con esiti di assoluta modernità. Grazie per l'attenzione. Siamo noi a ringraziare tutti voi, ragazzi del liceo di Capo d'Orlando, la professoressa Merlino, che hanno portato avanti una lettura così bella, così originale e profonda dell'Ifigenia in Tauride. Traspare davvero il lavoro svolto su questo testo, ampliando la lettura dell'originale con la letteratura scientifica. Abbiamo sentito citare il commento della Kiriakou, Albini, e poi l'esperienza di traduzione di Consolo e del Corno, di cui ci siamo occupati l'anno scorso, ne hanno parlato i ragazzi del liceo in Pallomeni lo scorso anno. Quindi davvero grazie, e spero che queste parole, sebbene così brevi, siano possano compensare la mancanza dell'applauso che sicuramente meritate voi e i relatori che vi hanno preceduto. Grazie ancora, e a questo punto cederei la parola alla professoressa Rosa Santoro, che insegna letteratura latina presso il nostro dipartimento, il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne a Messina. La professoressa Santoro ci parlerà di quello che rimane degli spunti dionisiaci nella letteratura latina. Il titolo è «Sulle tracce di Dioniso, il paradigma della Baccante nella poesia latina». Rosi, a te la parola. Grazie Claudio, mi vedete? Sono collegata. Perfettamente. Benissimo, intanto grazie e complimenti per l'impeccabile organizzazione, grazie per quelle bellissime immagini, ed è proprio a quelle che devo pensare in questo momento per, come dire, caricarmi e diciamo riferire di questa relazione. Dobbiamo procedere alla condivisione dello schermo, perché è importante, perché è tutta una relazione, come dire, che si alterna tra immagini di testi e parole. Allora, vediamo un poco. Mi vedete lo schermo? No. Va bene? Si vede? Perfettamente. Benissimo, comincio.
Il rimpianto di non poter leggere le baccanti in latino viene bilanciato dalla certezza che gli autori di tragedie trattarono ampiamente le vicende mitiche legate a Dioniso e alle sue donne. L'evidenza di questa affermazione trova pieno riscontro nei più o meno numerosi lacerti testuali pervenutici in tradizione indiretta. La strada latina di Dioniso e delle Baccanti, in un arco cronologico che va dal III al I a.C., è lastricata dal Lucurgus di Nevio, dal Penteus di Pacuvio, dalle Bacche di Accio, che scrive anche Stasiaste sive tropeum liberi, dalle Nuzie Bacchi di Santra, per citare solo i titoli più espliciti. La tragedia latina, va detto, metabolizza tutto il corredo di simboli e miti del tragico greco attraverso una elaborazione che al pathos religioso e rituale premette l'ethos come strumento di riflessione ideologica e civile da veicolare attraverso la messa in scena. Al di là dell'ormai superata tesi di Pastorino, che nel suo saggio del lontano 55 sul Lucurgus di Nevio individuava nel crescente interesse per Dioniso un intento di propaganda religiosa in funzione antiaristocratica, pratiche e riti in onore di Bacco dovettero avere una circolazione talmente ampia in ambito italico da spiegare la dura censura del Senatus Consultum de Baccanalibus nell'anno 186 a.C. Censura che tuttavia non impedì che temi legati a Dioniso costituissero in letteratura e specificamente in poesia un fecondo filone dal quale attingere a piene mani. Tenteremo allora di illustrare in grandi linee attraverso quali dinamiche la rappresentazione della baccante, in riferimento alla follia orgiastica detta anche Menade da Mainomai o Tiade da Tiuo, pur fornendo ai poeti un paradigma ben preciso con un formulario fisso e ripetitivo, abbia nel tempo sedimentato valenze letterarie e metaletterarie. Le seguaci di Dioniso popolano il nostro immaginario stimolato dalla letteratura e dall'iconografia con la loro danza frenetica e collettiva, basta guardare lo sfondo delle slide, caratterizzata dal movimento rotatorio della testa che veniva gettata all'indietro con inarcamento della schiena, con i capelli sciolti al vento, il tutto scandito dal ritmo scomposto di strumenti a percussione, che sono espressione sonora primitiva e istintuale. Le immaginiamo, come nella parodo della tragedia Euripidea, mentre corrono verso il monte nella oreibasia rituale, dove tutto è lecito e tutto è natura pura, luogo privilegiato della caccia che culmina nello sparagmos, lo squartamento e nell'omofagia, il consumo delle carni crude della vittima. Più di un secolo prima delle baccanti di Accio, la tragedia latina nel nome di Dioniso mette in scena il Lucurgus di Nevio, coturnata pioneristica nel genere e nel tema, sul quale non poco deve aver agito il modello della perduta tetralogia di Eschilo, la Lucurgia, un suo rifacimento ellenistico ovviamente, su Licurgo, re della Tracia, che omologo di Penteo nella vicenda tebana viene punito per il mancato riconoscimento del dio e per aver perseguitato le sue sacerdotesse. Il dio è Liber, il Liber Pater che identifica il Dioniso dei Romani. Cominciamo con l'incitazione, forse di Dioniso, alla danza rituale. Su via, baccanti portatrici di Tirso, procedete con figura di danza bacchica. Nei frammenti successivi sono riferite caratteristiche dell'aspetto esteriore e dell'incedere frenetico e devastatorio delle seguaci del dio. Portano su di sé serpenti dall'alta cresta, dovunque passano devastano tutti i campi. Le baccanti amano i recessi boscosi da cui vanno stanate. Per questo il re ordina: voi che fate la guardia alla persona regale, andate subito in luoghi frondosi, dove alberi sono nati spontaneamente senza che alcuno li abbia piantati. Ingenio, glossato da Danonio Marcello che ci ha restituito il frammento Sua Sponte, esprime con vigore l'idea di uno spazio intatto e primordiale, in cui non esistono civiltà, cultura, l'ars della stessa tecnica agricola, insomma un altrove selvaggio, nel quale abita incontrastato l'istinto.
come quello delle fiere che sembrano avere prestato i propri connotati alle baccanti, almeno agli occhi di Licurgo, quando ordina ai suoi di uccidere, dopo averli catturati con le reti, questi uccelli a due piedi, bipedes volucres, o di condurre al suo cospetto questi strani esseri a quattro zampe. La lingua, densa di artifici retorici, si adegua alla spettacolarità della scena. Osserviamo la reiterazione dei suoni, ubi bipedes, l'homo deleuto, bipedes volucres, seguiti dall'allitterazione trimembrellino, linquant lumina. Nel secondo esempio si impone un'antitesi ossimorica straordinariamente efficace per l'accostamento dell'ablativo di qualità, argutis linguis, a mutas quadrupedis. Gli animali emettono versi squillanti, ma sono muti, nel senso che fanno solo mu, non sono in grado di esprimere suoni articolati. Nel terzo esempio, la metafora rinvia ad animali mansueti, pecua, che una volta presi accettano rassegnati il loro destino di morte. Sine ferro manibus non è risultato abbastanza perspicuo a molti editori, ma Lattanzi, seguendo un'intuizione di Burke, ha considerato l'espressione un calco dal greco keiros asiderum eta di Euripide Baccanti 736, passo in cui, va però detto, sono le baccanti che a mani nude, senza alcun'arma, si avventano sulle capre per lo sparagmos di rito. Nevio allora, nel passo in questione, sembrerebbe innescare una sorta di ironia tragica, rovesciando la situazione delle baccanti che da carnefici sono diventate vittime. Dai frammenti in nostro possesso si evidenziano anche scene in cui le baccanti sono ritratte in un contesto idilliaco di calma quasi panica. Qualcuno riferisce al sovrano di averle viste scherzare gioiose tra loro oltre il fiume, attingere con dei vasi acqua da una fonte, o sentite mentre intonavano un canto dal suono soave. Un'atmosfera di pace dionisiaca che richiama, anche se alla lontana, quella riferita da un boaro appente in Euripide. Tutte dormivano, ma in atteggiamento composto, sofronos, non come dici tu, stordite dal vino, dal suono dei flauti. All'urlo di Agave si destano pronte, sono taumidei neocosmias, una meraviglia di ordine armonioso. La stessa familiarità con le fonti d'acqua che vediamo nel nostro testo è in un altro passo della tragedia euripidea, le baccanti tornano là da dove erano venute, alle stesse fonti che il dio aveva fatto scaturire per loro. Dopo Nevio, per quel che possediamo, la tragedia latina offre in relazione alle baccanti solo scene di furore orgiastico. Guardiamo ad esempio questo frammento di Paguvio in cui si incitano le baccanti alla tortura: su via andate, stendete, l'afferrate, la trascinatela per i capelli, per il terreno e le rocce ruvide, presto strappatele i vestiti. Dove Rapio e Scindo esprimono l'incontenibile esplosione di violenza, e Scindo in particolare evoca lo sparagmos tra luoghi impervi e selvaggi. La frenesia orgiastica è collettiva e contagiosa. Lo mette in risalto Accio nelle sue Bacche. Ci interessa in particolare il frammento riconducibile all'ipotesto euripideo di Baccante 35-37. Parla Dioniso nel prologo della tragedia: ho reso pazza tutta la nobile stirpe dei Cadmei, quante erano donne, spingendole via da casa in preda al delirio. Per Traina, Euripide puntava sulla quantità, mediante l'espressione tautologica pannosa iesan, cioè tutte, nessuna esclusa, neppure le donne della reggia. Mentre Accio punta sulla qualità, conglobe in omnis in posizione incipitaria pan e osai, e sottolinea che ad essere travolte dal delirio bacchico sono tutte le donne, libere e madri di famiglia, matrone, insieme con le principesse della casa regnante, quindi persino le matrone, da cui certo non ci si aspetterebbe il cedimento ad eccessi bacchici.
Il vagant per citate, rispetto all'exemena greco reso pazze, rappresenterebbe l'effetto per la causa, creando un'innovazione tutta romana che sposta il focus sull'errare rabbondo dietro lo stimolo del Dio, conferendo al participio per citate un senso marcatamente passivo. Ma già prima di Accio, dall'unico frammento dell'Adamante di Ennio, leggiamo: gli uni avevano sulla bocca Bromio, gli altri Bacco padre, altri ancora Lieo, inventore della vite. A loro ugualmente uno sconosciuto gruppetto di ragazzi in coro alternato intonava Eva, Nevio, Evoè. La corruttela testuale non invalida la sostanza del significato, freneticamente alla maniera bacchica danzando. Si noti la scelta verbale che punta all'espressività del frequentativo. I versi esprimono un'invocazione dalla tipica struttura innologica, in cui la polionimia di Dioniso riflette il suo essere divino ambiguo e multiforme. Bromius, il fremente, Bacchus, probabilmente dal grido io bacche, Lieus, dall'iuo che scioglie gli affanni, Evio, dal grido evoè. Certo, colpisce la vistosa assenza di liber, epiteto col quale Dioniso era entrato nel Pantheon romano, che sembrerebbe, detto sempre con la massima cautela, quasi marcare una distanza da questi eccessi, percepibile in verità anche da ignotus, sconosciuto, aggettivo con cui si definisce il cedus juvenum, interpretato come distintivo del baccanale in senso tipicamente romano, aperto cioè alla partecipazione degli uomini. Concludiamo questa breve rassegna di exempla tragici con un frammento di Santra, in cui il soggetto Nemus, bosco personificato, sottolinea la partecipazione della natura alla dimensione orgiastica, richiamando un verso delle Baccanti di Euripide in cui si dice tutto il monte partecipava alla festa, il verbo è siumbaccheuo. Qui però sono due le spie linguistiche molto significative, baccatur e furenter. Baccor è una forma di lessicalizzazione sintetica con significato mediale, un tecnicismo tipico del linguaggio dionisiaco di forte impronta evocativa, richiama alla mente del lettore e spettatore tutta la gestualità e la sonorità proprie dell'invasamento bacchico, potenziato dall'avverbio furenter, che bilancia sul piano visivo immaginifico la dimensione acustica garantita da sono e ne specifica ulteriormente le modalità dell'impeto che coinvolge la natura quasi presa da una furia. Dall'analisi fin qui condotta sembrerebbe che dopo Nevio, sulla rappresentazione dei riti dedicati a Bacco, discenda l'ombra di diffidenza e disprezzo che aveva mosso il divieto assoluto di praticare riti bacchici. Dal lungo racconto di Livio dell'anno 186, che porterà alla chiusura dei baccanali, emerge una preoccupazione tutta politica innescata dalla denuncia circostanziata della liberta Ispala Fecenni al console Postumio. Gli uomini erano come impazziti, vaneggiavano gesticolando come invasati, le matrone baccarum abitu, in atteggiamento da baccanti, con i capelli sparsi, correvano fino al Tevere con torce accese, che poiché erano di zolfo vivo e calce, uscivano dall'acqua con la fiamma intatta. Segue l'Orazio di Postumio. I baccanali non hanno niente a che fare con gli dèi della religione tradizionale, rendono preda di invasamento diabolico, furialibus stimulis, istigano a commettere qualunque delitto, si svolgono dappertutto e tutti ben lo sanno, dagli strepiti della musica e dagli ululati che si diffondono per tutta la città, ad opera di maschi che sembrano femmine. Stuprati e stupratori forsennati, attoniti, fulminati dal vino e dalla musica. Insomma, si tratta di una coniurazio ai danni dello Stato e sprona affinché tutti si adoperino a impedire che fraude noxiorum per colpa di delinquenti non sorgano pericoli o disordini.
Il discorso di Postumio di invenzione liviana è stato interpretato come la resis di un personaggio tragico, una sorta di omologo di Penteo che nel combattere un dio falso e bugiardo, corruttore di uomini e donne, deride e distorce il culto di Dioniso per fini ideologici e politici. In realtà, lo storiografo non fa che riflettere quel mix di disprezzo e diffidenza verso qualunque ingerenza straniera che costituiva un comune modo di pensare maturato nel lungo ed estenuante confronto con Cartagine nel corso dei vari tentativi della corrente nazionalista di osteggiare la pervasività della cultura greca. Da allora le baccanti, non Bacco, si badi bene, ma solo le sue sacerdotesse, popolano la poesia latina con i loro bagliori sinistri, perdono i connotati della purezza primitiva e religiosa propria del senso del tragico greco e con un'operazione tutta letteraria e intellettuale si rifondano e si complicano in un archetipo tutto romano, gravido di simboli e denso di variegate contaminazioni con ambiti inquietanti come quello furiale delle furie, appunto ispiratrici di furor, di follia, e quello della magia e degli inganni. La comicità plautina gioca con tutti questi fattori di grande presa sul pubblico. Le Bacchides associate alle baccanti sia nel nome che nell'atteggiamento per il pedagogo Lidus non sono più Bacchidi, ma furiose baccanti che succhiano il sangue degli uomini. La connotazione della metafora evidentemente sessuale allarga il suo raggio dalle baccanti alle striges, uccelli mostruosi variamente connessi ad operazioni di tipo magico. Nell'Anfitrio, Alcmena appare fuori di testa agli autentici anfitrione e sosia, che saggiamente dice al suo padrone che ci vuoi fare, non lo sai. Se ti metti contro una baccante in furore, finisci che da pazza la rendi ancora più pazza. La figura etimologica Bacche e Baccanti potenzia il senso dell'equazione con il blocco in climax insana insaniorem, cioè la baccante è pazza per definizione, quando in preda al furor del dio però è ancora più pazza. Quello che il termine Baccor sintetizza in un inserto ecfrastico della coltre parlante nel Carme 64 di Catullo si scompone meticolosamente. Con lui, con Bacco, le baccanti infuriavano pazze linfatamente furebant, gridando evoe e ondeggiando la testa. Alcune squassavano i tirsi, altre brandivano pezzi di giovenco, altre si cingevano di sinuosi serpenti, altre battevano forte i timpani contro le palme levate, traevano dal bronzo lisciato suoni sottili, mentre i corni suonati da molte mettevano rauchi boati e il barbaro flauto strideva con orribile suono. Il brano trova un parallelo nel Carme 63 dedicato all'agghiacciante esperienza dell'evirazione di Attis che si consacra a Cibele, divinità legata a Dioniso da complessi intrecci di sincretismo religioso. La stessa Attis si definisce al verso 69 Ego Menas. Venite tutte, seguitemi alla casa frigia di Cibele, alle sue foreste dove risuona la voce dei cembali, dove rimbombano i timpani, dove il flautista frigio emette cupi suoni dalla canna ricurva, dove Cinte d'Edera le menadi agitano con forza il capo, con squillanti ululati, dove svolazza di solito l'orda vagabonda della dea. Allora la brigata ulula con voce tremante, il leggero timpano rimuglia, i vuoti cembali rimbombano, fuori di sé, di qua e di là, se ne va Attis affannata, guidandole tra i boschi oscuri al suono del tamburo. La sonorità del tiaso è espressa in entrambi i testi, che si completano a vicenda in un unico affresco. Nel 64 sono menzionati diversi strumenti musicali a percussione e a fiato. La stessa anafora di Pars, con l'insistenza del suono labiale, contribuisce ad esprimere efficacemente il tentativo del poeta di plasmare la lingua attraverso tutto un apparato fonosimbolico che conferisce realismo acustico alla scena. Nel Carme 63 il collettivo Tiasus, con i suoi ululati, contribuisce a rendere una sorta di orchestra selvaggia a cui il timpanum risponde in controcanto, remugit.
ululare, ululatus, corrispondenti ai greci ololiuzo e ololiughe, sono frequentemente impiegati, specie in poesia, in riferimento all'orgiasmo bacchico. In entrambi i testi si fa riferimento alla pazzia. Nel Carme 64, linfatamente, richiama un frammento pacuviano che ci porta a riflettere sull'aggettivo linfatus, pazzo. Linfatus è in stretto rapporto con le ninfe, divine custodi dei corsi d'acqua. Ce lo chiarisce tra gli altri il lessicografo Festo: chi avesse visto una ninfa emergere da una sorgente, linfa, sarebbe stato condannato a una pazzia eterna. Va detto anche che un'antica divinità italica, la dea Furrina Furina, confusa per l'assonanza del nome con una furia già in Cicerone, sulla scorta dell'autorevole parere di Diumezil, è stata identificata con una sorta di ninfa Ctonia, protettrice delle acque sotterranee. Una tale decantata stratificazione culturale veniva assorbita dai glossari tardolatini, in cui linfari è sinonimo di baccari, privo ormai del rutilante smalto dionisiaco, ed esprime pienamente il senso di chi, posseduto da una furia o da un demone, gira su se stesso e va correndo di qua e di là. Una perturbante orgia dionisiaca, culminante nel rituale Sparagmos, si trova in due luoghi ovidiani delle Metamorfosi, rispettivamente relativi alla morte di Penteo, straziato dalla madre, guardate termini fortemente castici, trunca, dereptis, avulsum, e alla morte di Orfeo ad opera delle baccanti trace. Le sue membra giacciono diversa di qua e di là. Dal discorso di Penteo emergono in filigrana tutto il disprezzo e le preoccupazioni politiche che avevano indotto il console Postumio a vietare i baccanali. Anche qui l'aggettivo ignotus serve a marcare la distanza, anche qui l'accusa di pazzia, di furor, e attonuit, che richiama in lieve variazio terminologica l'attonitus di Livio, colpito dal fulmine, il verbo di base è tono. In entrambi i casi i termini, deprivati dell'aura di sacralità propria dello stordimento causato da un dio, diventano sinonimo di ottuso, ottundere. Anche le magiche fraudes, gli imbrogli da mago, riecheggiando Livio e il Penteo Euripideo, evocano ai romani tutto un sapere occulto che si alimenta di pratiche tese all'inganno altrui, che Plinio il Vecchio definirà la magia, appunto, fraudulentissima artium. Nel passo su Orfeo, il tema della pazzia espresso dall'infata pectora delle donne dei Cigoni in delirio si rinforza con la presenza della pazza Erinni, la furia in persona, che eccita un tale frastuono da rendere inefficace il potere della lira del mitico cantore. Il costante alone negativo che avviluppa le rappresentazioni delle baccanti in latino permane anche quando, venendo meno il rituale collettivo, come se si allontanasse dalle compagne, una sola menade diventa un concentrato di orrore, da utilizzare in modo più o meno esplicito come termine di confronto, metafora, analogia di una donna in evidente stato di alterazione mentale, che posseduta da un dio diverso da Dioniso o colpita da un evento traumatico si perde in un delirio che suscita al tempo stesso sgomento e pietà. Didone e Amata sono due personaggi chiave a questo proposito. Il destino della regina cartaginese viene deciso da Venere, allorquando nel primo libro dell'Eneide incita Cupido a colpirla al cuore sotto mentite spoglie. Come l'autore di un sortilegio, Cupido deve ispirare alla sua vittima un fuoco segreto e un veleno ingannatore. Nel quarto libro ne vediamo gli effetti: bruce, vaga, furente per la città, e in questo vagare furioso c'è già una connotazione di baccante, esplicitata nella similitudine dei versi 301 e seguenti, quando la fama alleggia pazza.
ragazza riferisce della partenza di Enea. E allora Didone impazza, annichilita nel cuore e furiosa per la città Smania, come Baccante, come Tiade scossa, iniziati i riti quando udito Bacco, le orge triennali la stimolano ed il notturno Citerone la chiama col frastuono. Nel suo delirio immagina di incitare i suoi, come una Baccante le compagne, andate, portate le armi, incendiate le navi. E immagina persino uno sparagmosso punitivo di Enea, dei compagni e dello stesso Ascanio. Simula il furore dionisiaco, amata, nel settimo dell'Eneide, contraria alle nozze della figlia Lavinia con Enea. L'espressione è simulato numine Bacchi, ma la sua follia non ha a che fare con Dioniso, indotta dal letto, la furia che Giunone ha cooptato scendendo agli inferi in prima persona e che ha infettato la regina con un serpente lanciato dalla sua chioma. Eppure amata si comporta come una Baccante, impazza, furit, invasata, linfata per l'immensa città e contagia col finto furore dionisiaco le matres latine. Le rappresentazioni perturbanti condizionate dal riflesso ideologico e culturale condanna, come dicevamo, solo le Baccanti, non Bacco. Lo scagiona Ovidio quando nell'episodio di Penteo precisa, 3701 seguenti, che il re si rega ipse di sua iniziativa ad assistere ai riti bacchici. Non c'è coinvolgimento del dio nella sua tragica fine, diversamente da quanto accade in Euripide. Ed è sempre Ovidio che nell'episodio di Orfeo condanna l'assassinio del cantore, punendone le responsabili con la metamorfosi in alberi. Innovazione tutta ovidiana, perché non esiste altra attestazione di una qualsivoglia punizione del dio. Innovazione probabilmente funzionale all'ideologia di epoca augustea tesa a proteggere da presenze minacciose il periodo di pace otium conquistato dopo le guerre civili. La stessa parte iliadica dell'Eneide è stata interpretata da McGoran in termini di omologia strutturale con le Baccanti di Euripide, in cui Enea Dioniso trova un oppositore nel regnante Intigero Turno Penteo e un aiutante in latino Cadmo. In questa prospettiva si chiarisce anche la riabilitazione di Bacco Liber, termine di confronto insieme ad Ercole per le future conquiste di Augusto nella parata degli eroi del sesto dell'Eneide, volta probabilmente a depurare la degradazione della divinità che Antonio stava imponendo in Oriente. Alla nobilitazione di Bacco in questo periodo contribuisce il deliberato sincretismo tra Bacco e Apollo nell'ispirazione poetica. Pensiamo a Orazio Odi 2.19, ma soprattutto 3.25, in cui si respira forte l'aria dell'entusiasmos di cui Platone nello Ione parla come di un'autentica possessione. Il poeta, rapito dal dio, il verbo è rapio, sperimenta l'ispirazione dionisiaca come dulce periculum, callida iunctura che esprime il piacevole senso di abbandono che lo travolge. Egli si sente posseduto plenus deo, come la Baccante insonne, pronto a cantare l'apoteosi del princeps. Orazio in conseguenza di ciò è devius, pronto a intraprendere la nuova strada della poesia sublime. Il furor dionisiaco appare rifondato in chiave positiva e metapoetica. La medesima valenza suggerita dalla scena della profezia della matrona nella Farsalia di Lucano, strategicamente collocata alla fine del primo libro. La donna in preda alla frenesia bacchica, e chiare sono le valenze, le evidenze terminologiche, tuttavia da Febbo le proviene la capacità di prevedere i principali eventi del conflitto. Stesse caratteristiche anche per Femonoe. Per entrambe il lessico dionisiaco descrive il furor di Apollo. L'illustre precedente, d'altra parte, è la Sibilla Cumana, di cui nel sesto dell'Eneide si dice «baccatur vates». Un ultimo cenno sull'utilizzazione del paradigma menadico in funzione della rappresentazione di stati d'animo femminili particolarmente stravolti da eventi luttuosi. L'archetipo è omerico, Andromaca nel 22° dell'Iliade è stravolta alla notizia della morte di Ettore, di Esiuto si precipita alle mura come una menade.
tutto un delirio collettivo è il risultato della reazione suscitata dalla fama nel diffondere la morte di Didone nell'ultimo scorcio del quarto dell'Eneide. Il verbo è baccatur. I tetti rintronano di lamenti e di femmine ululati. Femmine o ululatu si ripresenta nella stessa sede metrica per la descrizione di mancamento di presenza psichica, amens, che prende la madre di Eurialo alla notizia della morte del figlio. Questo solo accennato patrimonio di motivi topici continua nei secoli. Lo ritroviamo nel Pascoli latino, che se ne serve per rappresentare le madre sorbate, cioè le madri che piangono il venir meno di un figlio. In Pomponia Grecina, la protagonista, rea di professare la religione cristiana, davanti alla minaccia del marito di toglierle il bambino, balza fuori di sé, cieca, dal seggio, con un urlo ferino exululat. Al verso 294, davanti al nipote morto che lei amava come un figlio, è amenti similis, come una pazza. Anche in un altro poemetto, Tallusa, la schiava protagonista a cui hanno portato via il figlio, è absenti similis. Ma la baccante in Pascoli corre ancora, scavalca lo steccato della lingua antica e giunge, visibile solo a un occhio smaliziato, nella Via Ferrata, lirica della raccolta Mirisce, dove concede le sue sembianze a un treno mai nominato, diventando così simbolo sinistro di una modernità minacciosa, che nella sua folle ululante corsa verso un orizzonte indefinito desta paura e sconcerto. Qual di gemiti e d'ululi rombando cresce e dilegua femminil lamento? I fili di metallo a quando squillano immensa arpa sonora al vento. Grazie, grazie, grazie di cuore a tutti. Ho finito. Io ringrazio la professoressa Santoro che ci ha traghettato attraverso appunto questo ricco, interessantissimo excursus dall'Efigenia alle baccanti, o meglio alla baccante, riuscendo appunto attraverso tutti gli esempi che ha portato, le ricorrenze, a farci capire in che modo anche questo paradigma della pazzia, no, sia diventato poi anche paradigmatico di tutto un modo di interpretare una delle tante, come dire, dei tanti rivoli della tragedia. Grazie di cuore. Adesso introduco il professor Augusto Cosentino, professore di materie letterarie presso l'Istituto Nostro Repaci di Villa San Giovanni e studioso di storia delle religioni. Il professor Cosentino presenterà un contributo dal titolo Da Dioniso a Cristo, osservazioni sul metodo storico. Sì, grazie. Sto avviando qui, non so se mi vedete. Un attimo, sì, perfetto, grazie. Tento anche di condividere lo schermo, se riesco. E così vi faccio vedere le diapositive. Claudio mi ha dato un ruolo molto difficile, parlare a mezzogiorno a ragazzi che sono già abbastanza, penso, distrutti. Quindi cercherò di essere veloce e spero abbastanza interessante, vediamo. Esco adesso. State vedendo lo schermo? Ancora no. Solo che ci siamo. Ecco qui il file. Dovrebbe esserci. Ancora non precisamente, almeno non visibile, penso che ci vogliono giusto
qualche attimo ancora. Ok. Qui io lo sto vedendo. Lo vedete anche voi? Sì, perfetto. Adesso dovrebbe funzionare. Benissimo. Allora, grazie anzitutto a Claudio e a tutti voi dell'invito e dell'attenzione a questa relazione. Claudio, tra l'altro, mi ha dato anche il compito, oltre che l'orario, mi ha dato anche il compito di parlare del rapporto tra dionisismo e cristianesimo, che è una cosa un po' complessa. Io ho cercato di dare un taglio intanto abbastanza chiaro per i ragazzi e poi metodologico, come ho messo già nel titolo. Vediamo ora se vanno avanti le diapositive. Ecco qua. Come diceva la professoressa, io oltre... Mi perdoni, professor Cosentino, noi non vediamo in questo momento le diapositive. Sì, Aspetta, interrompiamo la condivisione. Esatto, prova un attimo. No, non riesco neanche. Io non vedo neanche più il professore Cosentino. Io sono sempre qui. Ah, ok, perfetto. Augusto, prova a disattivare la condivisione. Un attimo, se no un attimo magari cambio computer, può darsi che con l'altro diventa più semplice. Qualche secondo di attesa, tra poco il professore si ricollegherà. Nell'attesa che si riprenda, vi ricordo qual è il programma di questa mattina. Intanto, dopo la relazione del professore Cosentino, ci sarà il tempo per delle domande, per degli interventi, per cui in quel caso potrete utilizzare il comando alza la mano che si trova sotto la voce reazioni. E se proprio non riuscite a utilizzare quel comando, scrivere in chat
potete scrivere in chat che vi prenotate per un intervento. Il pomeriggio riprenderà alle 15, riprenderemo alle 15, avvierò il collegamento alle 14:45, così da essere tutti pronti per la ripresa in orario. Ecco il professore. Allora, ora sono entrato con un altro computer, speriamo di riuscire a condividere. Allora, adesso state vedendo? Sì, benissimo. Benissimo. Grazie. Eccoci. Allora, vi stavo dicendo, cercheremo di parlare di metodo storico. E in particolare di metodo storico religioso. La storia della religione è una disciplina molto complessa, perché è una disciplina che nasce come disciplina comparativa. Ma ci dobbiamo chiedere che cos'è questa comparazione storica. Ora, se noi mettiamo a confronto diverse religioni e facciamo una comparazione tra le religioni, possiamo correre un rischio. Possiamo correre il rischio di comparare elementi che non sono comparabili. Allora andiamo al nostro Dioniso. Noi sappiamo che il cristianesimo, il nucleo fondamentale del cristianesimo, è quello della passione, morte e risurrezione di Gesù. Ma sappiamo che anche il dionisismo ha al centro, tra i tanti miti, c'è il mito della morte di Dioniso e della sua, tra virgolette, resurrezione o rinascita. È un mito molto complesso perché tra l'altro ha versioni abbastanza tarde tra i tanti miti che vedono Dioniso come protagonista. Ma se noi andiamo in altri ambiti religiosi, vediamo che questo, più che essere un singolo mito, è un vero e proprio motivo mitologico, molto diffuso, per cui lo troviamo nella religione egiziana, il mito di Osiride. E l'associazione l'aveva fatta già Plutarco, non la facciamo noi. Lo troviamo nella mitologia norrena, Baldr, figlio di Odino, che muore e viene poi riportato in vita come nella dimensione del Ragnarok, dell'apocalisse, diciamo, norrena. Lo troviamo nel mondo babilonese, ancora prima sumerico, Muzi, Tammuz. Lo troviamo ancora tra Oriente e Grecia nel mito di Adone. Addirittura lo possiamo andare a trovare in un mito azteco, con la figura di Quetzalcoatl, che è il serpente, il famoso serpente piumato che muore e risorge. Come vedete, quindi si tratta di un motivo. Possiamo fare una comparazione tra tutti questi miti? Evidentemente no, se ci atteniamo ad un tipo di comparazione propriamente storica. Cioè, cosa vuol dire comparazione storica? Vuol dire una comparazione di elementi che storicamente sono in rapporto gli uni con gli altri, che hanno una relazione geografica e cronologica che può essere creata. Viceversa, possiamo avere un altro tipo di comparazione, quella che chiamiamo fenomenologica, cioè possiamo dire compariamo elementi simili di religioni molto diverse e lontane tra loro, che non sono però storicamente comparabili. Qual è la comparazione migliore? Beh, nel nostro caso,
dobbiamo stare nell'ambito della prima, della comparazione storica per mettere il rapporto Dioniso col cristianesimo. Dicevamo, tutti questi miti sono miti simili, così simili che uno storico delle religioni, un antropologo storico delle religioni della fine dell'Ottocento, famosissimo, uno dei più importanti autori scozzese di origine, gli autori anglosassoni, che è il Fraser, creò una vera e propria tipologia, creò la tipologia del Dio appunto che muore. Un Dio che muore, esiste un Dio che muore e che rinasce in una sua opera omnia che è il Ramo d'Oro. In una sezione di questa crea la tipologia. E un altro studioso, in questo caso uno dei padri della psichiatria, della psicologia, che è Jung, sempre fino all'Ottocento, prima del Novecento, parlò addirittura di archetipi. Il Dio che muore sarebbe un archetipo. Cioè, cos'è un archetipo? Sarebbe un elemento che nel nostro inconscio collettivo emerge in diversi ambienti. Capite che questo di storico non ha nulla. Evidentemente è un tipo di comparazione fenomenologica. C'è un qualcosa che va al di là della storia. E quindi un elemento, il Dio che muore, che risolve, che può emergere nell'America meridionale o nel mondo babilonese o egiziano, come nel cristianesimo o nella religione greca. Ecco, dopo questa premessa metodologica, ora andiamo a vedere alcuni elementi, alcuni punti che possono essere messi in contatto tra cristianesimo e dionisismo. Il figlio di Dio. Cosa vuol dire Dioniso? È secoli che gli studiosi stanno dibattendo sul significato e anche sull'origine di questo Dio. Era un Dio strano, è un Dio strano, per cui in origine si pensava che non era un Dio greco, fin quando poi non sono arrivate le tavolette in lineare B. Tradotte le tavolette in lineare B, abbiamo trovato Dioniso. E nelle tavolette lineare B il termine sembra proprio significare figlio di Dio, sembrerebbe significare figlio di Zeus o figlio di Dio, come d'altro canto anche nelle Baccanti viene chiamato Paida Zeon Zeu. Quindi questo Dioniso, che è detto anche Bromio o Brimio in vari testi, questa è un'altra storia, viene chiamato spesso figlio di Dio. Ha questo appellativo. Sappiamo che era figlio di Zeus. Nei vari miti, la cosa che accomuna i vari miti sull'origine di Dioniso è che è sempre figlio di Zeus. Anche se la madre, in questo caso pater semper certus est Zeus, la madre cambia di Dioniso nei vari miti. Nel cristianesimo cosa succede? Nel cristianesimo già i cristiani si accorgono di questa somiglianza, sia i cristiani sia gli avversari dei cristiani. E allora abbiamo qui un autore, uno dei primi apologisti cristiani, un autore importantissimo che è Giustino, che è un pagano, che si è convertito al cristianesimo, quindi conosce molto bene i miti, e dice: voi ci accusate di somiglianza tra Dioniso appunto e Cristo. Perché? Perché c'è una serie di elementi, no? Voi parlate dei figli di Zeus, ma tanti, non è che solo Dioniso, Hermes, Asclepio, eccetera, tanti, anche Dioniso. Fu dilaniato, quindi morì, e ebbe questa vicenda simile a quella di Cristo. Ma ancora in un altro passo aggiunge sempre Giustino, dice: era figlio di Zeus, era legato alla vite, il vino, quindi l'eucarestia, il vino eucaristico. Non solo, dopo essere stato fatto a pezzi, risorge e ascende al cielo, dice Giustino. Quindi sembra una vicenda simile a quella appunto di Gesù. E ancora in altri passi mette in relazione Dioniso anche all'asino. Spesso Dioniso veniva rappresentato su un asino, e questo viene messo in relazione, lo vedremo più avanti in un'altra figura, appunto con l'episodio dell'entrata di Gesù a Gerusalemme. E quindi una serie di elementi, questo è un altro passo di un'altra opera di Giustino, il dialogo con Trifone, che è un dialogo appunto con un ebreo, in cui Giustino difende il cristianesimo e dice, anche qui, dice: Dioniso è figlio di Zeus, è l'inventore della vita,
stato fatto a pezzi, è morto, è risuscitato. Giustino usa volutamente, qui non vi ho messo il passo greco, usa volutamente il verbo anistemi, che è il verbo per indicare proprio la resurrezione di Gesù, è sceso al cielo e poi aveva nei suoi misteri, aveva quest'asino. C'è sicuramente una somiglianza che Giustino giustifica dal suo punto di vista di apologeta cristiano come una imitatio diabolica. Dice Giustino, sono stati i diavoli che hanno, perché diciamo tra le tante teorie relative che i cristiani avevano relative alla religione greca e romana, al paganesimo, c'era quella che le divinità greco-romane non erano altro che diavoli che imitavano il cristianesimo, che avevano anticipato al contrario il cristianesimo proprio per screditarlo in anticipo. Andiamo a vedere ora qualche figura che forse così ci riposiamo un po' di più. Conosciamo benissimo questa iconografia classica del piccolo Dioniso in braccio al dio Hermes, questa statua famosissima che tutti avete studiato a scuola. Benissimo, vediamo questa iconografia come si evolve nel tempo, andando a vedere questo bellissimo pavimento di una casa, cosiddetta casa di Aion, a Nea Paphos. Ecco, come vedete qui, Dioniso, lo capiamo bene, è in braccio ad Hermes, lo vedete, il Dioniso bambino, sembra un Gesù bambino, tra l'altro con tanto di nimbo, di aureola, in braccio ad Hermes sembra una natività. La vediamo forse meglio in questa figura un po' più di scorcio. Lo vedete qui sulla destra, Hermes con in braccio Dioniso, secondo uno schema iconografico che è tipico dell'iconografia cristiana. E ancora, anche qui, questo è un altro pavimento museo, anche questo molto bello, proveniente da Antiochia, e oggi al Art Museum di Worcester, anche qui vedete Hermes, in questo caso stante, con tra le mani, mostra il piccolo Dioniso, il bambino, una sorta di natività, quasi meglio questo ingrandimento. Ancora un'altra iconografia musiva. Qui è un Dioniso stante, un trionfo di Dioniso. Qui siamo in Turchia, al Museo di Zeugum. Anche qua un'iconografia che sembra proprio similabile alle iconografie del Cristo Triumphans. Conosciamo bene da tantissime chiese cristiane. E infine vi ho messo questo piccolo pendente, è un'ematite, cioè una pietra, oggi purtroppo è andato perduto questo, abbiamo solo dei disegni, in cui c'è una iscrizione, Orfeos Bacchicos, iscrizione, e c'è un personaggio, che dovrebbe essere questo Orfeo Bacchicos, in croce, con delle stelle nella parte superiore e una falce di luna sopra la croce. Su questo pezzo c'è una bibliografia sterminata, chi lo ritiene un pezzo cristiano, influenzato in qualche modo dal dionisismo, dall'orfismo, o chi lo ritiene un pezzo cristiano, però io sono più vicino a questa posizione, di un ambito del cristianesimo molto particolare, perché il cristianesimo è un contenitore nei primi secoli, e se vogliamo ancora oggi molto ampio, al cui interno ci sono un'infinità di varianti, diciamo. Tant'è vero che più spesso gli studiosi del cristianesimo dell'origine preferiscono parlare di cristianesimi, proprio perché le differenze sono tante. Bene, nel cristianesimo delle origini c'è una tendenza tra il secondo e il quinto secolo che si chiama gnosticismo, e lo gnosticismo fa propria tanta tradizione iconografica, testuale, mitologica, perché lo gnosticismo è una forma di cristianesimo che utilizza molto la mitologia classica. Ecco, e probabilmente qui siamo davanti a un pezzo gnostico. Alcuni ritengono che addirittura invece non abbia niente a che fare con il cristianesimo e che quella non sia una croce, ma che sia una iconografia diversa che alluda alla croce. Il problema ora,
Perché vi ho fatto vedere queste figure? Perché la domanda che davanti a queste figure ci poniamo, ci dobbiamo porre, quei mosaici che abbiamo visto e quest'ultima, è chi ha influenzato chi? Perché qui siamo davanti a rappresentazioni dionisiache post-cristiane, quindi di un periodo cronologico successivo all'avvento e alla nascita di un'iconografia cristiana. Quindi è il dionisismo che ha influenzato l'iconografia cristiana, per cui quando hanno i cristiani inventato, diciamo così, l'iconografia della Natività, hanno utilizzato quel tipo di iconografia di Hermes col bambino Dioniso in braccio, o viceversa? O è il cristianesimo che ha influenzato il tardo dionisismo? Voi capite che questo ci fa capire come la comparazione che gli studiosi facciamo tra elementi religiosi di religioni diverse, come in questo caso il dionisismo e il cristianesimo, la religione greca con la sua variante del dionisismo e il cristianesimo, è sempre molto complessa. E bisogna sempre tenere conto di come la questione delle fonti è complessa, la cronologia delle fonti è complessa. Ecco, vi dicevo prima, vi avrei fatto vedere l'asinello. Questo è il sarcofago più bello di tutta la gran varietà dei sarcofaghi cristiani. È il famosissimo sarcofago di Giunio Basso, bellissimo, meraviglioso. E se andiamo a vedere proprio l'iconografia di una delle lamelle del sarcofago, vediamo questo Gesù che entra a Gerusalemme. Tra l'altro un'iconografia che ha mescolato elementi iconografici diversi, perché dietro vediamo probabilmente Zaccheo sul sicomoro, quindi due momenti diversi della vita di Gesù, e Gesù è molto dionisiaco. L'intera rappresentazione, non so se li notate, quei tralci di vite che salgono sulle colonne con quei puttini in cima alle colonne, è molto dionisiaco. È evidente che i cartoni che gli artisti utilizzavano nel fare queste rappresentazioni erano sicuramente comuni a diversi ambienti religiosi. Infine, il committente chiedeva un personaggio su un asino e l'artista lo faceva, più o meno come Dioniso. Ma questo significa che Dioniso e Cristo, diciamo, ci manda verso un sincretismo tra questi due personaggi, cioè un'unificazione tra Dioniso e Cristo? Io penso decisamente di no. E questo lo vediamo anche nella terminologia. La terminologia cristiana, quando i primi autori cristiani, i detti padri della Chiesa, cominciano a scrivere, dove prendono le parole? La terminologia greca, il greco del cristianesimo, dove prende le parole? Chiaramente li prende dal greco classico, pre-cristiano. E allora cosa succede? Succede che sulle parole ci possiamo confondere. Partiamo prima dalle diapositive successive, poi torniamo a quella. Ad esempio, un autore come Clemente Alessandrino, un autore importantissimo, un filosofo cristiano molto importante, parla di baccheumata mysterion, i baccanali dei misteri, li chiama baccanali, i riti cristiani li chiama baccanali, a noi sembra un po' strano, ma li chiama così, usa questo termine. E un altro autore più o meno contemporaneo li chiama addirittura orgia, che evidentemente non possiamo tradurre con orge, si chiama orgia mysterion, quindi le dobbiamo tradurre con riti, cerimonie, ma il termine lo prende dall'ambito dionisiaco, questo è chiaro. E non è solo un problema di termini, torniamo un attimo a quella di prima, ma è un problema anche di contenuto. Perché un altro autore importantissimo, forse tra i padri della Chiesa il più importante di tutti, è Origene, in un'opera importante, molto complessa, che è il Controcelso, cioè un'opera in cui lui dialoga, risponde alle accuse di questo Celso, che accusava il cristianesimo di essere una religione strana. Lui dice, Celso ci accusa di imitare il dionisismo, dice che state imitando appunto questi riti bacchici.
perché mettete fasmata è molto complicato da tradurre in italiano, so fantasmi, ma non, forse non è nemmeno corretto, apparizioni, fasmata, kaita, deimata, introduce queste cose spaventose. Chiaramente Celso aveva buon gioco, prima si citava il decreto de Pacanalibus, Celso aveva buon gioco nell'assimilare il cristianesimo al dionisismo, perché evidentemente il dionisismo nel mondo tardo pagano, nel mondo greco-romano, soprattutto romano, era visto con sospetto, e quindi come con sospetto vediamo il dionisismo, così con sospetto vediamo il cristianesimo, che imita, a dire di Celso, il dionisismo. E poi più avanti, ecco, in questo testo anche qui torniamo a Clemente Alessandrino, dice Clemente Alessandrino, appunto, ci dicono che gli iniziati cristiani sono simili ai baccanti, a quelli che vengono colpiti dal tirso. Gli iniziati cristiani sono invasati. E Clemente Alessandrino, tutto sommato, neanche smentisce questa opinione degli accusatori. Cristianesimo e i cristiani abbiamo perso il professore Cosentino, evidentemente la connessione non andava più. Aspettiamo per vedere se ritorna. Ecco, è tornato. Prego Augusto, puoi riprendere da dove eri? La mia connessione è saltata esattamente nell'istante in cui avevo finito, quindi penso che avete sentito tutto. Avevo finito appunto di stancarvi con questo discorso un po' complicato sui rapporti tra Dioniso e Cristo. Quindi grazie. Grazie a te, non ci hai per nulla stancato, anzi credo che questa densa e interessante relazione abbia forse anche giustificato l'insistenza con cui ho voluto che un tema del genere fosse trattato in questa giornata, quindi grazie ancora. Abbiamo sforato di 2 minuti, quindi siamo perfettamente in orario. Se ci sono interventi, abbiamo ancora un po' di tempo, quindi invito chi vuole intervenire a utilizzare il comando alza la mano o a scriverlo in chat. Sì, ovviamente sto leggendo la chat, si poteva spaziare sul nonno di Panopoli, questo è evidente, anzi, come sa Claudio, quando ci siamo parlati la prima volta su questa relazione, io partivo proprio da nonno di Panopoli, poi alla fine l'ho lasciato fuori nonno di Panopoli perché era una cosa enorme, sì, avrebbe occupato un'intera relazione nonno di Panopoli. Nonno di Panopoli, lo dico per i ragazzi, oltre ad essere stata una delle domande che la professoressa Cannata mi fece all'esame di letteratura greca, lo ricordo, in chiesa appunto nonno di Panopoli. Nonno di Panopoli scrive questi Dionisiaca, questa opera di dionisismo cristiano, molto complessa. L'altra interessante, anche quella non l'ho toccata perché fu toccata 2 anni fa nella relazione, se non ricordo male, dal collega Rocco Schembra, è il Christus Patiens, anche lì un rifacimento cristiano di Euripide. Ecco,
Quindi in questo caso sì, ci sono queste due opere, Nonno di Panopoli e questa opera teatrale cristianizzata, che creano questo ponte, questo legame culturale. E siamo tra l'altro in un'età in cui diciamo che segue un po' questi esempi che vi ho portato, in cui si è consolidato forse l'acquisizione definitiva da parte dei cristiani della cultura pagana. Mentre con Giustino siamo ancora in una fase interlocutoria del cristianesimo nei confronti del paganesimo, con questi autori già è avvenuto questo processo. Il cristianesimo trionfante si può permettere di sempre più di utilizzare moduli greco-romani senza timore di confusione, come invece in Giustino c'è ancora. Grazie. Nonno di Panopoli continua a essere uno degli argomenti richiesti all'esame, quindi questo lo dico anche per i nostri studenti. Continua a essere uno degli argomenti. Ho dato una dritta buona per chi deve studiare, perché in quel momento io fui preso un po' alla sprovvista, però lo sapevo perché andò bene l'esame. Abbiamo una domanda di Michela Giorgio, un attimo solo, che do la possibilità di riattivare microfono e video. Prego. Salve, non so se mi sentite. Sì, vorremmo anche vederla, se è possibile. Benissimo, grazie. Non so se mi vedete, ecco. Perfetto, pure. Lei giustamente, professore, ha citato il lavoro di Fraser per quanto riguarda The Golden Bough, il ramo d'oro, naturalmente. E ha parlato comunque dell'archetipo, quello che poi sarà un archetipo per Jung, del Dio che muore, The Dying God, ovviamente. Secondo lei, The Dying God, ovviamente, che poi diventerà il Paredros, quando posto accanto alla Potmia, alla Dea Madre, quella che viene definita la Dea Madre. Secondo lei, laddove Gesù è una potenziale incarnazione del Paredros, del Dio morente, la Madonna, la Vergine, insomma, Maria, potrebbe essere vista come un'incarnazione della Potmia a sua volta, quindi della Dea Madre? Io ovviamente ho introdotto il discorso di Fraser, come ho detto, per mostrare una forma di comparazione diversa dalla comparazione storica. È una comparazione assolutamente fenomenologica quella di Fraser. Fraser è un antropologo, prima ancora o più che uno storico. Lo sappiamo bene che nel ramo d'oro c'è una messe di materiali enorme, utilissima, bellissima, meravigliosa, ma eterogenea dal punto di vista cronologico. Il problema è questo. Chiaramente esiste uno schema, come dire, mentale, archetipico, che fa sì che esistano delle divinità che nascono e muoiono e risorgono, delle divinità, quello che dice Fraser, che sono le divinità della natura che muore e risorge. Non abbiamo toccato questo tema, che è il tema poi fondamentale che fa Fraser, no? Esiste, certo, chiaramente esiste in tantissime religioni, però assimilare il cristianesimo solo a questo schema ha l'aspetto del riduzionismo, che è un pericolo sempre negli studi, il riduzionismo. Cioè ridurlo ad un aspetto. Noi sappiamo che Pasqua avviene a primavera, la risurrezione avviene in primavera, quindi Gesù diventa un Dio della primavera, della natura che risorge. Non è così. Questo è riduzionistico. Che poi su questo, cioè su queste somiglianze, già come abbiamo visto, io ho messo qualche testo, ma ce n'è una messa enorme di testi, già gli antichi e poi ovviamente ancora di più i moderni trovassero delle somiglianze, questo è un altro discorso. Cioè non sono somiglianze genetiche, questo voglio dire. Sono somiglianze, no, certo, di secondo livello, di secondo momento, che possiamo trovare, come le possiamo trovare anche con le divinità mesoamericane o l'antico Egitto. Plutarco già lo faceva, metteva, certo, così, naturalmente, a confronto. Questo sono due piani diversi. Bisogna capire qual è il piano della comparazione storica, cioè dove c'è l'influenza storica, è un discorso.
dove c'è invece un discorso di comparazione fenomenologica, allora lì possiamo metterci dentro nel calderone quello che vogliamo, ed è utile, attenzione, non voglio dire che non è utile, perché crea le cosiddette tipologie, che sono utili poi, lo scienziato crea tipologie, no? Che gli servono per comunicare. Questo io voglio distinguere questi due piani. Una volta distinti questi due piani, sicuramente la coppia madre-bambino nell'iconografia e nei testi è una coppia, la possiamo associare a questo punto a Iside, la possiamo associare a Demetra, la possiamo associare a tutte le divinità, non solo alla Potnia Feron, come lei giustamente diceva, ma a tutte le divinità madri, e andando indietro a Bacofen, no? La dea madre mediterranea, a tutte le divinità madri col bambino, persino le dee steatopigiche preistoriche, non so. Però se la giro al contrario, se lei mi chiede, ma le dee steatopigiche preistoriche o le curotrofoi greche sono la madre, la Madonna col bambino? Io rispondo no. Una cosa è la tipologia fenomenologica, altra cosa è la comparazione storica. Grazie. Non so se ho risposto. Grazie mille della risposta. Grazie, grazie. Allora, ci sono altre domande? Forse no. E allora, a questo punto, ringraziando tutti i relatori della mattina e quanti sono intervenuti per ascoltare gli interventi, vi ricordo che riprendiamo con la seduta pomeridiana alle 15 per continuare con questa nostra giornata di studi, e il collegamento sarà avviato alle 14:45. Bene, a dopo allora. Grazie, a dopo.